si è svolta a Palermo l'edizione 2010, edizione speciale della rassegna cinematografica Il Vento del Nord, dedicata quest'anno ai temi dell'immigrazione e della legalità. Io sono il vento del nord perché sono valtellinese e ho avuto un complimento poco fa da una signora di Siracusa che mi ha detto: ma lei è siciliana? Ho detto no, sono valtellinese. Solo al nord sa raccontare così bene la Sicilia. Stefania Casini ha presentato un documentario sulla faticosa nascita di una cooperativa di ragazzi siciliani che si assumono l'onere di gestire un centinaio di ettari di terreni sequestrati alla criminalità organizzata. Il documentario si intitola Schiaffo alla mafia. Ma speriamo di averlo dato per davvero, lo schiaffo alla mafia, nel senso che la storia di questo documentario racconta appunto le avventure, i sogni, le disavventure della cooperativa Pio La Torre che lavora i terreni confiscati e che con questo esempio dà uno schiaffo alla mafia. All'anteprima palermitana di Schiaffo alla mafia c'era anche Antonio Ingroia, magistrato impegnato in prima linea contro le cosche. Questo bel film di Stefania Casini rappresenta come si può dare uno schiaffo alla mafia non solo con gli arresti, i sequestri, le confische dei beni, ma lavorando la terra, dando occupazione, innescando un'economia della legalità per contrastare l'economia criminale. Salvatore Gibino e Floriana Di Leonardo sono i due giovani agronomi che guidano la cooperativa Pio La Torre, nata in seno alle attività del gruppo Libera, creato da Don Luigi Ciotti. Coltiviamo dei vigneti che dall'anno prossimo daranno la prima vendemmia e poi coltiviamo il grano con il quale si fa la pasta e i legumi. E poi abbiamo dall'anno scorso messo su un po' di arnie, per cui siamo i primi produttori di Libera di miele. La cooperativa attualmente è costituita da 12 soci lavoratori e 3 soci volontari. E dopo tanti anni di sacrifici riusciamo a garantire un lavoro stabile a tutti i soci lavoratori. In più annualmente assumiamo degli stagionali che permettono alla cooperativa di completare le operazioni colturali. Anche questi ragazzi chiaramente vengono selezionati dal territorio. Il cinema può aiutare la battaglia per la legalità? Certamente sì, e la battaglia per la legalità, come Gesualdo Bufalino ci insegnava, è soprattutto una battaglia culturale oltre che repressiva e giudiziaria, e il cinema è uno straordinario strumento di diffusione di consapevolezza culturale. La produzione cinematografica in questo senso è notevolmente migliorata qualitativamente e aumentata quantitativamente. Abbiamo assistito ad alcuni lavori pregevoli da diffondere soprattutto nelle scuole. A volte la piovra diventa l'eroe in televisione e al cinema. Sì, io ho studiato e studio questo fenomeno anche perché sono un appassionato di cinema e credo che sia il mezzo cinematografico, quello televisivo ancora di più, molto insidioso, pericoloso. Sono i bambini che da grande vogliono diventare Totò Riina. Ma guardi che ci sono insegnanti delle scuole palermitane che vedevano il giorno dopo i loro ragazzi che si atteggiavano come Totò Riina, spalleggiati da loro compagni che facevano da guardie del corpo, dicevano le battute che avevano visto nella fiction della sera prima ed erano alcuni insegnanti, ahimè, disperati. La rassegna si è svolta nella sede siciliana del Centro Sperimentale di Cinematografia, nei cantieri culturali alla Zisa, sede delle mitiche officine di Ducrot. Ma più che aiutare, il cinema può in qualche modo far capire, far osservare la società, farla immaginare. Solo il 18% delle donne che hanno subito violenza fisica o sessuale in famiglia la considera reato, mentre più di un terzo delle donne non ha mai parlato con nessuno
È uno spot girato in Sicilia, è uno spot che racconta in qualche modo, dà delle percentuali, c'è una voce fuori campo, la mia, che darà delle percentuali, dei dati rispetto alla violenza alle donne. Un dato purtroppo molto alto, la violenza sulle donne purtroppo è in aumento. È stato girato in Sicilia, specifichiamo questo, ma non è un problema della Sicilia, è un problema del mondo purtroppo, ecco. Stop alla violenza. Uniti per sapere. Uniti per fare. La grandezza del cinema deve stare nella finzione cinematografica, nella non verità, nella visione dell'autore di una verità, della sua verità. Il cinema come può aiutare la ricerca della legalità? Ma in questi giorni si è dimostrato che un piccolo aiuto lo può dare, non fosse altro perché abbiamo visto una partecipazione fortissima. Lo può aiutare anche con dei lavori piccoli piccoli, con qualche tentativo veramente oltre al limite del volontariato, però l'importante è il contenuto e la Sicilia ha sentito moltissimo questo discorso. Uno degli organizzatori del Festival Vento del Nord è Massimo Ciavarro, sex symbol del cinema italiano dei primi anni Ottanta, famoso per il cult Sapore di Mare, dove giocava a rubabandiera con la giovanissima Isabella Ferrari. Io amo questa regione, mia madre è siciliana, è di Ustica. Volevo fare una parentesi sul... mi hai ricordato sapore di mare. Sai che continuamente mi fermano delle persone che ricordano le battute del film, specialmente una, la vita è pizza fredda e birra calda. Allora questa cosa mi ha fatto un po' riflettere, perché se ci pensi, spesso è così. Vento del Nord perché ho portato a Lampedusa una cinematografia dell'estremo nord del mondo, paesi scandinavi, Russia, Canada, l'ho portata nell'estremo sud dell'Europa. E lì è nato il festival fatto d'estate in un'arena ristrutturata all'aperto, una bellissima cornice. Però volendolo ripetere ci sono stati dei ritardi, non si poteva più farlo l'anno successivo, cioè quest'anno nell'arena a novembre, dicembre, ovviamente le condizioni meteorologiche non te le permettevano. Abbiamo pensato di fare un'interruzione, una pausa, di fare un'edizione speciale del Vento del Nord e portarla a Palermo. Caro Franco, domani arrivo a Lipari. Torno alle tue isole dove approdai la prima volta quando ero bambina. Era il 74. Avevo 4 anni. Giovanna Taviani, figlia d'arte, ha presentato a Palermo il suo ultimo film, Fughe e approdi. Oggi voglio riprendere quel viaggio sulla tua stessa tartana per raccontare altre storie e altri esili. E voglio che accompagnarmi sia ancora tu, il figlio d'oro di Lipari. Beh, la prima fuga è quella che mi vide anche me protagonista a 13 anni nell'ultimo episodio del film Chaos di Paolo e Vittorio Taviani, che sono anche mio padre e mio zio. In questo viaggio scoprivamo le sabbie bianche di Lipari. Era un viaggio di dolore, ma era anche un viaggio in cui scoprivamo la meravigliosità di queste isole. E dopo 25 anni ho ritrovato la tartana dalla Vela Rossa ed è un viaggio attraverso le isole Eole, che sono isole di fughe e di approdi, appunto, dalla fine dell'Ottocento fino a oggi. Calamucca, muni. Guarda un cratere. Avevi lasciato lo fuoco. Dall'altra parte ce n'è nausea come a chissà. C'è sempre fuoco. Sì, sempre. Guarda,
guarda invece che arrotolano, do cadere fino al mare. Da donna, i siciliani oggi sono ancora come il protagonista di Stromboli Terra di Dio che Ingrid Bergman non poteva sopportare? Questa è una bella domanda. Forse sì, bisognerebbe chiederlo a loro, però forse siamo cambiate noi donne. Intanto le isole sono delle isole matriarcali, quindi non è vero che sono le donne guidavano le vite delle famiglie, le donne andavano a pesca con le barche fino a Milazzo, quindi insomma queste isole sono anche all'avanguardia per un certo stereotipo della donna sottomessa all'uomo, ma che andate a vedere le donne isolane come sono forti e ancora all'avanguardia.